L'azienda di Padova si chiama Donna Frida ed è specializzata, pensate un po', nel limoncello. Per parlarne in maniera un po' più diffusa e capire anche il segreto di questa azienda partita così recentemente, già arrivata a determinati vertici, abbiamo al telefono il Andrea Corocher, che è il responsabile principale dell'azienda. Pronto? Sì, pronto. Sì. Buongiorno a tutti. Buongiorno, intanto allora chiediamoci subito un piccolo dubbio, ma come mai un'azienda veneta che tra l'altro che ha vinto appunto ai mondiali di San Francisco il premio nella propria categoria del liquore cremoso, chiamiamolo, no? Con questo limoncello, come mai questa caratteristica così curiosa per un'azienda padovana? Tutto è nato da un'idea di mia madre, appunto Donna Frida, che produceva da tempo anche su ricetta della nonna Giuseppina. Produceva però ad uso familiare, vero? Sì, assolutamente ad uso familiare e per amici così, amici e conoscenti, questo liquore cremoso appunto, e una volta che lo facevamo assaggiare tutti dicevano che buono, dove possiamo comprarlo, e da lì è nata l'idea di quasi proviamo a instaurare un rapporto professionale, cosa che è partita a novembre 2008 dopo circa 2 anni di studi, di ricerche, di pensamenti e tutto, anche perché ci sta la crisi. Insomma, voi vi siete presentati, però mi scusi, sì. Vi siete presentati a San Francisco a questo campionato mondiale, che tra l'altro è una sfida che si svolge tra 870 marche provenienti da 63 paesi, pensate un po', e con il vostro limoncello avete sparagliato qualsiasi concorrenza e avete vinto il primo premio. Ma spieghiamo esattamente, innanzitutto, i limoni da dove provengono? Allora, i limoni provengono esclusivamente da produzioni controllate e ovviamente non alterate da, sono praticamente di natura organica, che vengono dalle zone della Sicilia, zona vicino a Catania e zona della Campania vicino a Sorrento. Che tra l'altro è uno dei luoghi deputati proprio per il limoncello. E lei mi spiegava che vengono addirittura lavorati nel giro di 24 ore. Sì, vengono addirittura lavorati nel giro di 24 ore perché deve essere rimossa subito la busta, la sola parte gialla della busta, e nel giro di 24 ore da quando sono raccolti dall'albero vengono già messi in infusione e quindi parte questo processo produttivo, diciamo, per arrivare a produrre ed è un'armonia la crema di limoncello. Che è il vostro fiore all'occhiello. Ma mi toglie una curiosità, lei mi diceva che l'idea è partita 2 anni fa, tra l'altro assieme a sua moglie, che origini americane, se non vado errato. Sì. Origini americane, anche se il cognome è Esposito, quindi chiaro, origini di Sorrento, e da lì ecco il corso anche a Sorrento, le prese di mondo. Chiaro. E poi è stata sviluppata nel giro di un anno, ma è partita a novembre 2008. Ma Andrea Coro, che faceva prima di produrre il limoncello? Allora, Andrea Coro attualmente tuttora è occupato nel ramo finanziario della gestione del risparmio. Ah, ho capito, quindi lei dice giustamente con questi chiari di luna quasi quasi meglio dedicarsi forse al limoncello, mi dà più soddisfazione a quanto pare, o sbaglio? Attualmente in questo momento sì, comunque sono cose che vedremo in un futuro quale sarà lo scopo. Comunque abbiamo un po'. Siamo... Grazie per la presenza.